Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori di Sport e Incontri. Siamo, diciamo così, arrivati al sabato, la giornata conclusiva della nostra settimana dedicata interamente allo sport sul canale 11 di Teleradio Gubbio, dedicata allo sport a 360 gradi, nel senso che partiamo dai campioni fino allo sport per il cittadino, se volete, dallo sport del cittadino fino ai campioni, più o meno, come la metti, la storia è questa. Di solito il sabato lo dedichiamo al dibattito, il dibattito che verte appunto soprattutto il rapporto con le istituzioni, poi sanità, quindi istituzioni vuol dire sanità, vuol dire regione, comuni, governo, scuola. Ecco, questo tanto certamente CONI, enti di promozione, federazioni, però ognuno nella sua veste, noi cerchiamo di dare ad ognuno la veste perché io vorrei partire da questo argomento, poi entreremo anche in un altro argomento legato più magari alla sanità, però Stefano, parto da Stefano Vinti, il problema come lo è secondo me in tante situazioni della nostra società è che specialmente c'è qualcuno che non vuole il cambiamento, mischia sempre le carte, cioè mi spiego, se parliamo di attività sport di cittadinanza è chiaro che lo sport di cittadinanza attiene a un certo tipo di istituzione, se parliamo di Olimpiadi attiene a un altro tipo di istituzioni, se parliamo di attività motoria nelle scuole attiene alla scuola. Se parliamo di attività, tra virgolette, anche agonistica, amatoriale, attiene agli enti di promozione. Questo è scritto. Però, nonostante questo, tutti sono d'accordo, però pare che alla fine chi è in quelle posizioni da anni, si capisce anche in maniera abbastanza chiara, poi ne faremo anche la prossima settimana, ci sarà anche il presidente Ignozza. Per tutti sono d'accordo nello sport nelle scuole, nello sport di cittadinanza, gli enti di promozione devono avere un ruolo e le federazioni in altro. E invece mi pare che alla fine nessuno voglia mollare, ma soprattutto chi lo sport, io dico per merito suo, l'ha guidato, perché le istituzioni a livello di Stato, regioni, comuni, anche province, che ancora ci sono anche le province, non hanno mai fatto qualcosa di veramente concreto, perché intanto perché è mancato sempre, tranne la parentesi, adesso c'è Spadafora, forse il ministro che farà qualcosa, se no tranne quella parentesi di 16 mesi con il governo Prodi, il ministro dello sport non esiste in Italia. Ecco, sarà bene ricondurre invece l'argomentazione, specificarle e metterle in fila? Salve, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Il tema che proponi Sergio è molto complesso e mette proprio il dito nella piaga. Noi siamo uno strano paese, un paese in cui stanno crescendo certo coloro che fanno attività motoria, ma è un paese di tifosi, che però non hanno il diritto di essere rappresentati dalla politica se non in maniera malsana, sui social, nelle parti più, diciamo, retrive dell'espressione del tifo, ma è un paese che storicamente ha appaltato le politiche sportive al CONI. La politica in quanto tale non si è mai assunta, diciamo, l'onere di svolgere un'azione propositiva in prima persona, e questo ha determinato una disfunzione evidente nella confusione anche che accennavi tu, tra una prevenzione affidata spesso alla sanità solo in termini strettamente teorici, una iniziativa dell'attività motoria e dell'educazione fisica affidata alle scuole, non sostenuta adeguatamente da normative e dalla legislazione forte statuale,
una iniziativa affidata ai territori attraverso in particolare i comuni, che sono lasciati spesso allo sbando e con scarsissime risorse, tanto che la nostra impiantistica, oltre che essere vetusta come concezione, anche dal punto di vista basilare, ne risente, perché in termini di sicurezza degli impianti di modernità è, diciamo, tra i grandi paesi europei, è senz'altro diciamo un paese che ha un'impiantistica non adeguata. Pertanto ci sono molte soggettività che teoricamente a livello istituzionale dovrebbero interessarsi allo sport, ma di fatto è un calderone che lascia molto, diciamo, di indefinito, che ha lasciato molto di indefinito, con una dimensione del CONI che si occupava di troppe cose, che ha spesso e volentieri anche marginalizzato gli enti di promozione sportiva, che specialmente alcuni hanno svolto invece un'azione di assoluto rilievo, propositiva per la crescita della cultura dello sport nel nostro paese, e che sono stati coloro che hanno rivendicato con grande forza e insistenza il diritto all'attività motoria per tutti i cittadini, per i cittadini specialmente quelli svantaggiati, per i giovanissimi e per gli anziani, e alcuni anche in termini meritori hanno contrastato un processo di privatizzazione delle strutture sportive, delle attività motoria, che hanno segnato anche un percorso di non esigibilità di diritti da parte dei lavoratori e del loro diritto di fare sport. Pertanto c'è stato nel nostro paese, diciamo, un insieme, una fenomenologia delle politiche sportive assolutamente frastagliate, dove la politica l'ha assegnata al CONI, spesso in maniera strumentale ha cercato di riportare a casa dei consensi. Ecco, io credo che questa fase storica debba essere definitivamente chiusa, riaprire una partita intelligente sulle politiche sportive, e il nostro augurio è che anche nella nostra regione, con una normativa sicuramente non arretrata, come quella, l'ultima legge sullo sport di cittadinanza, la nuova giunta regionale se ne faccia carico in termini di finanziamento e in termini di attuazione. Altrimenti io credo che Sport Incontri dovrà continuare a mantenere alto il dibattito e sollecitare le soggettività che sono presenti nella nostra regione, dagli enti di promozione sportiva, al CONI, ai comuni, eccetera, eccetera, a rivendicare la piena applicazione della legge regionale dello sport. Noi adesso diamo un attimo la parola ai nostri amici che ci sostengono e poi torniamo qui a parlare di sport. Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, i migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni e il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi
si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare i piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Nello storico impianto della piscina universitaria di Perugia, l'Accademia del Nuoto organizza corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti. Inoltre, da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 21, nuoto libero. Per informazioni telefonare allo 075 33 326 oppure vieni a trovarci in via Bambagioni 2 a Perugia. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi. Dal 1964. Allora Antonello, io vorrei anche da parte tua un intervento su questo. È un argomento, ecco il microfono è lì. Questo, Antonello, è un argomento vero e io credo che questo sia il vero argomento dal quale partire a ragionare, a cercare di dare una classificazione a queste cose, altrimenti parliamo di belle, scriviamo delle belle cose, facciamo, le diciamo delle belle cose, alla fine mi pare che chi è nella sua posizione non voglia scendere, nemmeno scendere. Se non riusciamo a dare un'identità a questa filiera dello sport, noi non faremo mai niente. Questo io sono pronto a confrontarmi
con tutti, anche in veste di presentatore, che non è proprio il compito del presentatore. Vorrei dire che la prossima volta presenta Antonello e io farò l'intervento. Grazie Antonello. Ma niente, buonasera a tutti, intanto grazie dell'invito. È un problema da scomporre, e è un problema dove io credo che una necessità dove c'è stata una sedimentazione di situazioni negli anni, dove interessi, depistaggi, mi viene da dire con un termine forse forte, ma anche questioni non risolte hanno portato a un fatto secondo me principale. Lo sport deve essere un diritto, fare sport deve essere un diritto, ma un diritto inteso per permettere alle persone di usufruire a questo diritto in strutture adeguate, con i mezzi adeguati, senza, come dire, esborsare somme ingenti. Questa è la prima, è la base. Un diritto per l'infanzia, un diritto per la terza età, un diritto per tutti. Allora, se noi partiamo da questo presupposto, bisognerebbe far sì che le politiche, sia delle istituzioni, ma di tutti, siano un'unica sinergia verso questo discorso. Quindi quello che diceva Stefano Aurora, io lo condivido in pieno. Non si può più rimandare un argomento dove c'è stata una, diciamo, sovrapposizione, una, come dire, una anche poca attenzione verso questa tematica. Sport e cittadinanza, a partire dalla scuola, ma anche in altri contesti, deve avere una maggiore sensibilità, una maggiore attenzione. È giusto, CONI, ministeri, governo, enti, associazioni, insomma. Qui mi pare che ognuno sia alzato la mattina e poi, no? E soprattutto, come diceva Stefano, non c'è stata una normativa che spesso ha sostenuto azioni anche meritevoli, ma estemporanee. Quindi, caro Sergio, io che devo dirti? Dico solamente che è giunto il momento che il nostro Paese segua gli esempi più virtuosi di altre realtà europee, dove lo sport veramente è culturalmente all'interno delle istituzioni, all'interno della scuola, all'interno di tutti quelli che sono un po' gli ambiti della vita quotidiana. E quindi questo è un tema che Sport Incontri ha sempre affrontato, ed è giusto che da questa nostra platea si possa veramente portare avanti una promozione seria e importante. Sì, sì, no, certo, la nostra platea è sicuro, spero che ce ne siano altre, specialmente nel mondo istituzionale. Perché allora Aldo Sentimenti, l'altra puntata l'abbiamo più presentato come vecchio presidente, vecchio nel senso mio dell'età, vecchio presidente della WISP regionale, ma lui ha ancora un ruolo di prestigio, che è quello del coordinatore degli enti di promozione sportiva presso il CONI regionale dell'Umbria, quindi sarebbe una figura, è una figura che parimenti, non adesso voi di parimenti a Ignozza, poi tra l'altro la prossima settimana ce l'abbiamo, ma tra l'altro con Domenica al di là delle posizioni abbiamo anche un ottimo rapporto personale, per cui ci possiamo permettere anche delle battute, è chiaro. Però in effetti Aldo ha portato avanti negli ultimi anni, per quello che è possibile, il discorso degli enti di promozione, che rientra su questa filiera, Aldo, no? Buonasera a tutti. Sì, direi sicuramente di sì. Chi mi ha preceduto ha già detto parecchio di quello che c'è da dire riguardo al discorso dell'attività motoria rivolta a tutti i cittadini, cosa che, come ho detto anche l'altra volta, a me sta particolarmente a cuore, più che parlare di sport. Lo sport sicuramente è tutto quello che raccoglie dall'attività motoria alle prestazioni, ai gesti di prestazione anche assoluta, ma il ruolo che hanno svolto associazioni come la WISP, che, da cui io provengo, insomma, e anche gli altri enti di promozione sportiva, è stato un ruolo determinante in tutti questi anni, perché al di là di quello che è stato lo sport agonistico, appunto, di livello, per il quale il CONI non ha sicuramente pari, e anche perché è il suo compito istituzionale, il compito degli enti di promozione sportiva è stato quello di favorire l'attività motoria per tutti i cittadini. La WISP in particolar modo su questo ha sempre spinto. Ricordo che siamo stati i primi nel 1990 come WISP a definirci l'associazione dello sport per tutti, addirittura cambiando il nome dell'associazione da Unione Italiana Sport Popolare a Unione Italiana Sport per Tutti, perché si era intuito da parte dell'allora presidente Missaglia quale potesse essere il ruolo veramente determinante che gli enti di promozione sportiva possono svolgere all'interno del mondo sportivo più ampiamente inteso.
È chiaro che questo ragionamento negli anni si è sviluppato, ha portato a una crescita notevole anche dei praticanti, non certo per merito nostro, ma in generale tutti i cittadini, anche per su spinta sia del fenomeni sportivi che si sono susseguiti a livello agonistico di rilevanza nazionale e internazionale, sia anche per il lavoro che gli enti hanno svolto e svolgono quotidianamente nei confronti di tutti i cittadini, il numero dei praticanti dell'attività motoria è notevolmente cresciuto, e questo non può che far piacere, perché ribadiamo il concetto che l'attività motoria è anche una forma di prevenzione per la prevenzione di malattie, per un più sano stile di vita e per vivere meglio la nostra giornata. In particolare, appunto, come ricordavano anche altri, si è curato anche da parte della WISP, abbiamo curato spesso dei progetti che erano particolarmente rivolti alla fascia giovanile. Ora si fa tanto parlare, giustamente, e è giusto che se ne parli, e bisogna trovare le modalità per risolvere questo grandissimo problema di obesità infantile. Noi oltre 10 anni fa lanciamo il progetto Diamoci una mossa, che ha rivolto proprio ai bambini obesi, che bisognava in qualche modo educare ad uno stile di vita più attento, quindi non alle merendine ma anche a mangiare cose più sane che non le merendine, al movimento, non alla sedentarietà. Poi siamo passati anche alle fasce chiaramente di età più avanzata, come quella degli anziani, che soprattutto nella nostra regione stanno diventando, non certo per scelta ma perché questa è la realtà delle cose, una delle fasce più numerose che ha dei cittadini della nostra regione. Quindi anche in questo caso c'è bisogno di un intervento nei confronti delle fasce anziane, perché molte volte chiaramente la difficoltà di movimento va superata, vanno superate eventuali conseguenze di malattie che impediscano alle persone anziane di sentirsi ancora efficienti come quando erano più giovani, e questo anche psicologicamente ha un suo peso. E anche lì noi, per esempio, abbiamo lanciato spesso, sia anche in regione ma anche in altre regioni italiane, i progetti legati alla attività per anziani, però non finalizzata al recupero come al recupero di eventuali malattie, ma anche come proprio concezione, educazione al movimento anche in età più avanzata. È per questo che noi anche poi in generale, come enti di promozione sportiva, nel caso della legge regionale eccetera, abbiamo sempre chiesto che di queste cose si occupasse non soltanto l'assessore allo sport, quindi l'assessorato deputato, ma ci fosse anche il coinvolgimento dell'assessorato alla sanità, dell'assessorato all'educazione, come ricordava appunto Sergio, perché questi sono gli elementi che consentono di ragionare con una prospettiva più ampia, e avendo di fronte un panorama che è molto più ampio, per il quale sono necessarie scelte concordate, convergenti, per far sì che i cittadini attraverso il movimento abbiano uno stile di vita diverso, più sano e anche appunto più favorevole dal punto di vista non solo diciamo così fisico ma anche psicologico. Allora mi vengono delle idee, però siccome che so che tutti e quattro siamo d'accordo, tra l'altro non è una cosa sportiva ma secondo me c'è un'importanza ancora superiore, quella della prescrizione. No, siamo tutti d'accordo che la prescrizione, di cui noi quattro ovviamente, che la prescrizione deve essere fatta subito, senza nessun tintinnamento, senza nessun problema sul discorso delle, che perché è una cosa di civiltà, e chi l'ha detta è vero. E è vero, ci vogliono i processi più corti, ma chiaramente chi lo dice non vede l'ora di rimandare i processi con tutti gli escamotaggi anche a 15-20 anni e poi si prescrive, e arrivederci. Illustri personaggi del mondo della finanza sono stati prescritti, e quindi Stefano, e dello sport, sì, vabbè, però e dello sport, perché anche dello sport, cioè, però qualcuno ha pagato, qualcuno invece l'ha mandata in prescrizione.
No, davvero, questa è una cosa seria, però Stefano, torniamo sul, mi è venuta questa digressione ogni tanto. Bene, questo è ogni tanto un messaggio, a meno che non decidiamo adesso come gruppo di Sport e Incontri anche di confrontarci chiaramente con tutti, questo appunto ha detto non entriamo nel merito perché dovremmo aver avuto una persona o due che magari ne erano troppo d'accordo ma non sono arrivati, chissà se prima qui della fine della trasmissione arrivano. Allora, quello che diceva Aldo è chiaramente sacrosanto, però uno l'argomento principale di questa trasmissione doveva essere, lo sarà anche nella prossima, anche per alcune assenze, però nella prossima saremo ancora più presenti con più persone, quello che la sanità in Umbria 3 anni fa mi pare fece una cosa con la scuola che partì da gennaio a giugno con i bambini che addirittura c'erano bambini che in 6 mesi avevano con l'attività motoria organizzata e finanziata con la dottoressa Giaimo che fece il progetto, poi ce ne parlerà anche Aldo, poi non è che era cambiato governo, sempre lo stesso governo della regione, non ha fatto più niente. Continuità. Questo è un fatto che non è che depone molto a favore, no? No, io penso che la campagna elettorale è finita. Finita, perciò adesso passiamo al fare le cose. Allora, purtroppo diciamo che la nuova legge regionale è stata un'iniziativa più e prevalentemente del Consiglio regionale che della Giunta regionale. Pertanto anche i risultati, certi indirizzi appunto dello sport di cittadinanza, che poi voglio anche chiarire per quanto mi riguarda che cosa sta a significare nella maniera più profonda, sono state molto inquinati dal fatto, da quest'idea malsana che non vorrei che in qualche misura fosse ripresa e rafforzata anche da questa nuova giunta regionale, dell'abbinamento turismo e sport, dell'abbinamento sport e grandi eventi, come se l'attività della regione fosse solo quello. Invece lo sport di cittadinanza è un'idea che intanto attraverso il progetto che è stato ricordato voleva andare a incidere su un fenomeno che colpisce in particolare la nostra gioventù, la nostra nel senso di Umbra, cioè i nostri ragazzi in età scolare sono ragazzi e i bambini col più alto tasso di obesità d'Italia. Questo comporterà inevitabilmente sulle condizioni, sulla salute della popolazione, dei picchi pericolosi. Siamo terzi ultimi, non proprio ultimi. Vabbè, insomma, diciamo siamo retrocessi, no? Sono retrocessi in 3. Ma per essere più chiari, e questo dato comporterà dei costi sanitari. Allora, pertanto, il rapporto attività motoria, scuola con obiettivo della prevenzione deve diventare un elemento strategico dell'attività degli enti locali e soprattutto della regione. Riproporre la questione di un progetto che ha avuto la capacità di incidere in maniera positiva, di coinvolgere i neolaureati in scienze motorie, di dare un ruolo e una funzione ai comuni, è stata un'operazione significativa che va ripresa. Più attività motoria nelle scuole e, dal mio punto di vista, se bisogna fare una scelta, meno grandi eventi. Per fare questo lavoro, ovviamente, anche per dare un senso alla dizione sport di cittadinanza, noi dobbiamo lavorare sul fatto che lo sport sia per tutti, cioè per tutte le fasce di età, dai bambini agli anziani, per gli effetti straordinariamente positivi sia in termini fisiologici, fisici di salute, sia in termini di relazioni sociali e di relazioni umane. Uno sport per tutti che è anche un
straordinario motore di promozione sociale, perché lo sport determina l'uguaglianza e l'attività motoria tra tutti coloro che la praticano, aiuta a sviluppare le relazioni umane, a confrontarsi con gli altri, a rispettare le regole con gli altri e con se stessi. E penso che debba essere anche popolare, sì, popolare, perché occorre che questo diritto sia garantito a tutti, già è stato detto, io lo ribadisco, occorre che l'attività nelle palestre, nei corsi, nelle scuole calcio, eccetera, sia garantita ai figli dei lavoratori come chi è nelle condizioni, come per chi è nelle condizioni di pagare la retta mensile, l'istruttore, la trasferta, la divisa, eccetera, eccetera, con il proprio reddito. Ecco, pertanto qui occorre che di passare dalle parole scritte sulla legge ai fatti, e per quanto mi riguarda, quando sarò chiamato in causa anche da Sport Incontri, questo intento di sollecitazione alla politica, di sollecitazione a chi sarà il responsabile delle attività sportive della nostra regione e nei grandi comuni, al CONI, eccetera, eccetera, questa sarà necessariamente deve essere un obiettivo che ci dobbiamo porre, perché a svolgere in maniera diffusa, organizzata sul territorio l'attività motoria e lo sport di base determina uno stato di salute generale migliore della popolazione e un abbassamento dei costi verticale dei costi della sanità. Ripartiamo appunto dalla sanità, Stefano, i costi della sanità, no? C'è sicuramente, Sergio, un aspetto di prevenzione che non può essere come dire, taciuto in questo senso, perché la scuola, permetto anche per la professione che faccio, è stata sempre recettiva ad ogni novità, ma anche qui io ritengo che le lodevoli iniziative che poi non sono finite in porto, ricordavate prima quella di qualche anno fa della Regione Umbria, non vivono se non c'è dall'alto, da calare dall'alto dal Ministero stesso una politica culturale e sportiva nuova. Io ho sempre in mente, quando si vedono i film degli anni 70, 60, i college americani, voglio dire, qui bisogna andare verso queste culture. Non si può pensare che, ad esempio, squadre sportive e scuola vivano su due binari separati. Io ho amici, che, in particolare parenti, che stanno in America, hanno figli che vanno alla scuola e dentro il college ci sono 4-5 minimo sport a scelta. La vita del college è la mattina e il pomeriggio. Come diceva Stefano, non è possibile che poi la famiglia si accolla nel pomeriggio a ulteriori costi per far trasporto ai figli, in questo senso. Quindi è ovvio che al di là dei benefici, che è tanto, della prevenzione della salute di alcune malattie come l'obesità e altre malattie di questo genere, ci deve essere una riorganizzazione. Noi abbiamo visto troppi cambiamenti anche di governi che poi hanno rimesso mano a una situazione incompiuta. Perché se poi gli enti locali non dai risorse o non dai, come dire, credito a questo discorso, finisce tutto. Ci sono tante iniziative estemporanee che di fatto però restano no? Come dire, un po' naif, abbozzate, senza poi avere dall'alto un quadro organico. E questo, non, attenzione, non comporterà il lavoro di 5 anni. Qui si deve partire per fare un lavoro anche sovragovernativo di 10-15 anni per mettere le mani. Ovvio, ci vogliono anche, come dire, risorse, e qui ci deve essere anche il coraggio veramente di investire in questo discorso. Investire anche per un qualcosa che ritornerà nel futuro, perché questo non ha un ritorno immediato. Non c'è dubbio. Lì potremmo parlare sulla manovra economica, se invece che abbassare i 3 centesimi sulla merendina o sui zuccheri avrebbero dato 200-300 milioni alla scuola elementare per fare l'attività motoria seria. Penso che sarebbe stato molto meglio, Aldo. Scusate, gli enti di promozione, l'UISP soprattutto, forse non tutti, ma voi siete stati i primi, dicevi, a spingere su questa vocazione che coinvolge ovviamente il mondo della sanità, questo è ovvio. Chiaramente, noi ci siamo sempre battuti su questo discorso di riportare l'attività motoria nelle prime fasce di età, anche scolastiche.
con però uno spirito che non poteva essere quello che per molte volte è stato interpretato dagli amministratori come il portare lo sport nella scuola. Portare lo sport nella scuola ha significato molte volte far entrare la disciplina sportiva all'interno della scuola, ma non era quello l'obiettivo. Cioè il bambino che deve imparare a intanto orientarsi nello spazio in cui si trova, con le cose che ha intorno, eccetera, non ha bisogno dell'istruttore di pallacanestro che gli insegna il terzo tempo, tanto per capirci, come spesso invece è stato fatto, perché si è favorito spesso e volentieri l'ingresso nella scuola delle discipline sportive. Non dico che sia stato sbagliato, per carità, però sicuramente non è quello l'obiettivo che anche l'ente, regione o gli amministratori locali dovrebbero porsi, perché se è vero che bisogna favorire l'attività motoria a partire dalla prima infanzia in avanti, nella prima infanzia non è che tutti giocano a calcio, nuotano, fanno gli 800 metri di atletica o così via, insomma si muovono, vanno a camminare, vanno in bicicletta per conto proprio. Quindi l'esperimento che fu fatto anche a suo tempo dalla regione di portare all'interno della scuola l'attività motoria fu sempre fatto con l'interlocutore che è sempre stato scelto in Italia, e cioè il CONI, che però a mio avviso non era l'unico interlocutore che doveva essere coinvolto. Ora mi spiace che non ci sia il presidente regionale del CONI, ma avrei detto le stesse cose se fosse stato presente, ma lui lo sa perché su questo spesso ci siamo confrontati. Era importante che anche a livello dell'ente regione si prendesse atto. E nella legge effettivamente qualcosa si è fatto, però non tanto da poter garantire, diciamo così, una presenza degli enti di promozione sportiva all'interno di questo delicato meccanismo che è la scuola della prima infanzia, elementare, eccetera. Quindi sarebbe importante questa cosa riprenderla e che l'attività motoria diventi veramente una delle materie curriculari della scuola. Come c'è la storia e la geografia, anche nelle fasce della scuola elementare l'attività motoria diventi una materia scolastica a tutti gli effetti, adesso al di là del voto chiaramente, però che ci abbia degli insegnanti dedicati e non lasciata alla libera iniziativa di chi poi deve intervenire dall'esterno a portare il proprio contributo. Però certo mi rendo conto che questa è una scelta anche di economia sociale in generale, che fa un po' a pugni con quello che è la realtà economica del nostro paese in questa fase. Ora, la speranza è che la legge delega che dovrebbe scaturire da questa proposta che il governo precedente all'attuale aveva messo in campo, quindi di affidare a questa società Sport e Salute le risorse da destinare allo sport, eccetera, operi perché le risorse che sono state destinate non passino di nuovo direttamente al CONI e alle federazioni sportive, ma ci siano dei progetti seri per portare effettivamente non solo lo sport, per carità, lo sport di livello va sicuramente garantito, ma anche per portare l'attività motoria all'interno della scuola, che è quello che garantisce poi anche il futuro dello sport agonistico, chiaramente, perché se non creiamo da piccoli le condizioni per poter poi avere i campioni del domani, la vedo un po' difficile. Stefano, allora Antonello intanto ci ha lasciato, aveva impegno e quindi ci aveva già anticipato prima, quindi come vedete questa volta siamo rimasti in pochi, ma gli argomenti invece sono tali da poterne parlare anche con coloro che ovviamente si occupano e stanno in questo mondo, Stefano. Però abbiamo parlato di sanità e quindi lo stesso discorso, la scuola. Speriamo che questo governo, perché non mi pare che questa storia di sport e salute voluta da Giorgetti, che in pratica ha tolto l'ex sottosegretario del governo precedente, che in pratica toglie una fetta importante di finanziamento che avrebbe gestito il CONI, però ancora non si è capito come vogliono gestirla. Il CONI dice alcune cose, ancora non c'è una posizione precisa. Beh, adesso io
Il CONI credo che anche attraverso questa, la gestione di Malagò, diciamo, a Perugia si dice inciampica, ogni tanto inciampica. Adesso per esempio Malagò è stato il commissario della Lega Calcio di Serie A e viene fuori che l'eletto è stato eletto, diciamo, in maniera tale che c'è stata un'inchiesta della commissione disciplinare, si è dimesso e Malagò era colui che dirigeva le operazioni. Voglio dire, tutta questa vicenda delle universi, delle Olimpiadi invernali a Milano e a Cortina, mi sembra che è gestito in maniera tale che anche qui ci avremo di fronte a una bella colata di cemento. Temo che ci saremo di fronte a un meccanismo tale che, come quelle di Torino, non è che ci saranno un vanto per il nostro paese in termini di impiantistica. Io credo che la proposta di riforma dello sport come grande filone è positiva, perché finalmente fa assumere al governo e a un ente terzo, diciamo, un ruolo di gestione dell'attività sportiva e ricolloca il CONI alla sua funzione originaria, che è in tutto il mondo, e cioè quello di preparare gli atleti e le federazioni per le competizioni olimpioniche. Il resto è di stretta competenza della politica, del governo, che attraverso le articolazioni dello Stato e attraverso, diciamo, il consolidato dell'associazionismo nazionale promuove l'attività motoria e l'attività sportiva di base. Ecco, io credo che pur nella difficoltà che riscontra una nuova riforma, avvia un percorso che sostanzialmente è positivo. Certo, c'è stata una regressione forte, c'è stata una regressione in termini di economia delle regioni, di risorse che hanno svolto un ruolo solo parziale, una totale perdita del ruolo delle politiche della gestione dello sport e dell'attività motoria dei comuni, i quali ormai si limitano a definire l'assegnazione dell'impiantistica sportiva pubblica e a tagliare i nastrini degli arrivi delle gare, quando va bene, perché di altre cose non se ne parla. Allora è chiaro che occorre, anche da questo punto di vista, compresa la nostra regione, ripensare e riorganizzare un ruolo dei comuni. Ecco, io mi ricordo che tempo fa facemmo anche un confronto molto positivo col presidente dell'ANCI, Francesco De Rebotte, che secondo me andrebbe ripreso, capire che cosa possono fare i comuni, che ruolo vogliono assumere i comuni nella gestione dello sport di base e della diffusione e di garanzia del diritto all'attività motoria, che credo che a oggi sia una delle grandi questioni che abbiamo di fronte anche per i prossimi anni. Aldo, su questo argomento che abbiamo trattato. Io ricordo che oltre 10 anni fa ci fu un protocollo d'intesa fra l'ANCI e gli enti di promozione sportiva sul ruolo e l'importanza dell'attività motoria per tutti i cittadini. Questo fu anche uno degli spunti che noi portammo nel momento in cui fu fatta la revisione con l'allora assessore Rometti,
della vecchia legge regionale e fu istituita la nuova legge regionale che era del 2009, mi sembra di ricordare, perché ritenevamo che si dovesse anche partire da questo, anche da questo protocollo d'intesa che in qualche modo stabiliva un principio importante, cioè il valore sociale dello sport, che è quello che gli enti di promozione sportiva hanno sempre portato avanti. La legge non lo raccolse a suo tempo perché ricordo che c'era il capo 3, mi sembra, che era intitolato Sport e Cittadinanza, ma poi dietro non c'era niente, cioè non veniva qualificato e esplicitato questo concetto di Sport e Cittadinanza. Nella revisione della legge qualche passo in avanti è stato fatto, è chiaro che però per avere anche un'attenzione verso il valore sociale dello sport, che è quello che noi propugniamo, però ci vogliono le risorse, che invece sono andate diminuendo in maniera drastica, perché negli ultimi tempi, negli ultimi anni, da risorse che erano di qualche centinaio di migliaia di euro, lasciamo stare come venivano distribuite, che anche lì sarebbe stato da fare un ragionamento, sono passate a un centinaio di migliaia di euro, poi sempre meno, e ultimamente nemmeno decise dalla regione, ma la regione ha affidato, ricordo l'assessore della giunta uscente aveva affidato al CONI la ricognizione per stabilire chi avesse o meno diritto ad avere contributi da parte della regione, prevalentemente su quello che ricordava Vinti, cioè sul discorso sport e turismo, cioè di che vogliamo parlare, qualcos'altro forse, perché non è certo questo il modo. Noi abbiamo sempre detto e ribadito con forza che l'ente regione, cioè l'ente pubblico, non può venir meno al suo ruolo, che è quello di favorire tutto il diciamo così l'ambito sociale della regione, non si può favorire soltanto alcune parti, e soprattutto le decisioni devono spettare all'ente regione se è lui che mette le risorse per fare certe cose, non possono essere affidate a soggetti terzi per quanto encomiabilmente professionalmente qualificati. Io penso che Aldo ha colto il segno, in effetti. Poi alla fine, perché diciamo la filiera? Perché poi sulla filiera allora si stabilisce, che le istituzioni stabiliscono tanto per la scuola, tanto per gli anziani, che ne so, tanto per le palestre della salute, tanto per le palestre pubbliche, no? Perché parliamo anche di pubblico e privato, sul discorso degli enti di promozione sportiva, tanto anche per l'attività agonistica e anche per il turismo. Ma è chiaro, quindi è chiaro che non si può di questa filiera tener conto di un aspetto due e non degli altri, è assurdo, ma fino adesso è stato fatto così, tranne in rari casi, nonostante le spinte che ci sono. Io penso che su questo si debbano fare delle riflessioni importanti anche con il governo attuale. L'abbiamo cercato di fare con il governo di prima, non ci hanno ascoltato, cioè ci ha ascoltato una parte, è stata fatta una bella legge, l'altra parte non ci saranno stati soldi, può darsi, non lo so. Però rimbangare il passato a questo punto serve a poco. Speriamo che chi c'è adesso, come diceva Stefano, non di tutta questa filiera non si fermi su un aspetto due, perché questa volta noi la battaglia la lanceremo forte come prima, non perché adesso c'è un altro governo o prima, l'abbiamo detto anche prima, quando c'erano gli altri, mi pare di continuare su questa cosa, ma io penso che qualcosa di più faranno, almeno spero. Allora, nel frattempo è arrivato Valerio Mancini, ve l'avevamo detto all'inizio della trasmissione, vittima di che cosa? Dell'aver vinto, di essere arrivato primo in classifica per quanto riguarda le preferenze, per quanto riguarda il centrodestra e per cui lui con la Lega, e allora aveva questi giorni ha tanti impegni. Però ormai adesso, quando avrà sistemato l'ufficio e tutti i suoi collaboratori, arriverà più puntuale. Battuta a parte, ma battuta fino a un certo punto, perché in realtà era stato impegnatissimo fino adesso, io ripropongo la domanda che abbiamo fatto all'inizio, che è la domanda che, diciamo, che ha guidato questa trasmissione. Lo sport è una filiera, non si può parlare di, quando si parla di sport, solo CONI o solo federazioni o solo enti di promozione, ma bisogna parlare di scuola, bisogna parlare di anziani, certo dello sport e il turismo, dello sport a tutte le età,
dello sport agonistico, e quindi lì entriamo anche nella fase ovviamente dello sport a grandi livelli, che è utile anche quello per veicolare il messaggio. Ecco, questo cosa vuol dire già? Perché facciamo questo dibattito? Perché, lo diciamo chiaramente, in Umbria negli ultimi anni poco è stato fatto per quanto riguarda la filiera dello sport, è stato fatto qualcosa per lo sport e turismo, poi le mille società che si dividono, quei 200 mila euro, 150 mi sa che erano, non tutti riescono a prenderlo, ma sono 500-600 euro a testa, e non abbiamo, tranne che in un caso, avuto finanziamenti attraverso la sanità, attraverso chi volete, e lo sport nelle scuole, e lo sport di cittadinanza, cioè per il cittadino. Quindi questa filiera, Valerio Mancini, noi speriamo che voi che siete arrivati adesso a guidare l'Umbria la costruiate. Non è un obbligo, perché l'hanno fatto nemmeno gli altri, ma io invece vi sproneremo a farlo, l'abbiamo fatto anche con gli altri, tanto ormai la campagna elettorale è finita, se ne riparla tra 4-5 anni, a meno che non succeda qualche cataclisma, no? Prego Valerio. No, intanto grazie, mi scuso con i telespettatori, ma vale la pena dire che il mio ritardo è dovuto anche a un bellissimo incontro con la comunità di Montone, con tutta la sua amministrazione, e quindi ringrazio il sindaco Mirko Rinaldi, perché è un grande amministratore che ha avuto in questo caso il piacere e anche ovviamente il dovere di incontrare il rappresentante del territorio, quindi lo ringrazio pubblicamente dalla vostra TV e dalla vostra emittente, e lo farò anche con altri sindaci. Stamattina ero a Castel Ritaldi a posare la prima pietra insieme al sindaco Elisa Sabatini, la prima pietra per la nuova scuola, il nuovo plesso scolastico di primaria e secondaria, e tra l'altro io qui ho una letterina fotocopiata che mi ha dato un bambino che saluto, che si chiama Filippo, dove viene chiesto cosa ci debba essere nella nuova scuola. Indovinate anche la palestra. Quindi vuol dire spazi, verde, refettori e soprattutto una scuola sicura. Quindi cosa vuol dire questo? Che l'educazione allo sport parte appunto ascoltando le esigenze dei nostri bambini, che col cuore veramente puro immaginano ovviamente un mondo migliore. E penso che quando si progetta un edificio, quindi come una scuola, loro parlano di sicurezza e di spazi per gli amici. E ovviamente lo sport. Quindi la filiera dello sport va benissimo, caro Sergio, perché noi l'abbiamo detto più di una volta e lo ribadiamo, accanto alla consulta che abbiamo auspicato tutti insieme l'altra puntata di dover essere costituita, questa consulta deve avere ben chiaro l'obiettivo del coordinamento della filiera dello sport con la politica protagonista, con l'umiltà della propria politica, non con la prepotenza e l'invadenza, di mettere in fila tutte le varie componenti, dal CONI all'UISP, ovviamente le varie società private, la scuola, l'assessorato alla salute e al sociale, per cercare di avere un progetto unico, che non possiamo ogni volta reperire i fondi in emergenza. Quindi vuol dire programmazione pluriennale, con l'obbligo del controllo della politica, però anche con l'obbligo di mettere risorse adeguate. Spero, adesso ancora il nuovo assessore alla sanità non ha ancora preso pienamente possesso di tutta la macchina, ci sono alcune emergenze importanti, ma vi assicuro che sarà con me qui in questa trasmissione a parlare quanto prima di questo nostro caro tema, che è lo sport, la salute e la socialità. Quindi avete ben detto, e noi, come ho detto più di una volta, chiedo ancora ai telespettatori un po' di pazienza, ma penso da febbraio del prossimo anno si possa iniziare seriamente a parlare di programmazione. Tra l'altro c'è il tema del bilancio che va messo in cantiere, ci sono alcune emergenze che vanno coperte, però nella programmazione triennale noi vogliamo dare spazio a tutti i temi che abbiamo detto fino adesso. Ringraziando il bambino Filippo, perché parla ovviamente di sport. Difatti bisogna ascoltarli i bambini qualche volta, invece diciamo tutti sì, questo è il paese che dice sempre sì, parla di tutti, poi quando bisogna fare cose se ne fanno molte poche rispetto alle esigenze della globalità della popolazione. Comunque, detto questo, noi ci avviamo davvero verso la fine di questa trasmissione e Valerio comunque ha sintetizzato con efficacia
adesso questa consulta dello sport credo che contemplerà anche qualcuno della minoranza, no? Penso. Ma sicuramente, io l'ho detto anche prima, con i sindaci che ho incontrato anche poc'anzi, la battaglia, non l'ho detto perché c'ho qui vinti, la battaglia politica si termina con la campagna elettorale. Ci sono una marea di problemi, me ne hanno detti penso abbastanza, ma li conosciamo tutti, li conoscevo anche di opposizione, non sono cambiati. Io sono per costruire. Tra l'altro mi dovrebbe essere confermata la seconda commissione, che non ha le competenze dello sport, però ha tante altre competenze, di conseguenza tra cui il turismo. Quindi se il turismo, abbiamo parlato più una volta che il turismo è anche attivato attraverso gli eventi sportivi, io mi sento comunque parte in causa. Ma tutte le buone idee, da chiunque vengano, da che parte politica vengano, sono le idee che servono a questa regione. È la filiera che dicevamo, appunto, la filiera dello sport. No, ti dicevo, parlavi, ti avevo mezzo interrotto, sulla consulta, dico, Vinti sarebbe un bel guerriero. Ma Vinti è una persona che ha sempre detto le cose come stanno, quindi per me è benissimo. Il collega, vabbè, ex consigliere, insomma, Vinti è il benvenuto. Che partecipa a Sport e Incontri, ma dire, assolutamente sì, una persona che ha sempre detto senza peli sulla lingua quello che andava detto, lo ha detto alla sua, diciamo, area in questi anni, area di sinistra, lo può venire a maggior ragione a quella area che oggi governa la regione, che sta governando la regione, e di centrodestra. Quindi per me è benvenuto Stefano Vinti. Oh, Stefano, c'è, cioè, l'interlocutore, così chiudiamo davvero. Se la consulta, tutte le consulte, adesso scherziamo, però scherziamo mica tanto, Stefano ha un'esperienza politica ma che farebbe comodo a tutti, ma dicevo, se si fanno funzionare le consulte a qualcosa servirebbero, non c'è il minimo dubbio. Io penso che la consulta è un organo di consultazione del decisore politico. L'articolazione plurale della consulta, in questo caso della consulta dello sport, che tenga conto della pluralità delle esperienze della nostra regione, sarebbe importante e significativa e darebbe una grande dignità, certo, alle figure dello sport. Oh, allora, resta al microfono, Stefano. Avevi iniziato una battuta, poi è arrivato Valerio. Allora, Miccichè si è dimesso dalla Lega Calcio Professionisti. Ha fatto bene. Tu dici che ha fatto bene, però Giovanni Malagò, che è stato il commissario e tutto, lo vedresti bene in questo ruolo? È il ruolo più importante sul piano istituzionale e sportivo, Lui, Miccichè, anticipa la decisione della commissione d'inchiesta, perché la sua elezione, contrariamente a quanto previsto dal regolamento, non è stata scrutinata e il garante della elezione era Malagò. No. Mi sono spiegato? Ho sbagliato la domanda. vabbè, però io dico, come ruolo di dirigente, no? In fondo, Aldo, quando si arriva a fare il presidente del CONI, comunque l'esperienza è un'esperienza importante, adesso al di là. Ci mancherebbe, non credo che sia stato scelto a caso un giorno, però è chiaro che questo è un mondo un po' particolare che vede gli enti di promozione sportiva un po', diciamo così, estranei, perché queste diatribe all'interno di un grande sport professionistico che è il calcio non è che ci vedano molto convinti, tutto sommato. Noi siamo più per lo sport amatoriale, tant'è vero che per esempio la WISP organizza i mondiali antirazzisti ogni anno e questo penso che sia un appuntamento a cui noi teniamo molto e che non parla di sport professionistico ma di sport per tutti, con tutto quello che ne consegue. È vero, Valerio, quindi queste sono iniziative che sicuramente Valerio Mancini si farà il presidente della seconda commissione, ma lui è stato uno dei trainanti, bisogna dirlo, nella battaglia che è stata fatta politica alle elezioni della regione Umbria, che in effetti vedevano il centrodestra favorito. Io ci sono rimasto, come tante persone, credo anche Stefano, Aldo, un po' tutti noi, nessuno avrebbe mai pensato quel 20%. Chissà che un giorno, magari durante le feste,
ci vediamo tutti a cena e ne parliamo, ma non in televisione. Perché non, se posso non aggiungere, mi chiedo scusa ai telespettatori, Sergio, ma l'ultima volta devo fare assessore, adesso il presidente della seconda commissione, incrociamo le dita, perché no, magari... Non ti portiamo, cioè, tanto bene. No, ma mi portate bene, ma una volta mi hanno chiesto di dimettermi, lo diciamo, ricordiamolo, e chiaramente non l'ho fatto e l'ho fatto convintamente, certo, perché il Consiglio ha una sua, diciamo, naturale formazione, che è quella che esprime l'elettore. Io sono una persona che ha sempre cercato di costruire, la Giunta ha una bella esperienza alle spalle, allora, verrà giudicata sul suo operato, io sono convinto che con la seconda commissione io penso di poter lavorare bene, poi saranno gli elettori a giudicare. La chiudiamo qui, ma Stefano Quinti si è battuto quando ha fatto il consigliere, l'assessore, anche, poi l'assessore in regione, perché il consiglio regionale conti qualcosa, perché noi di qualsiasi colore in tutte le giunte si cerca sempre di marginalizzarlo. Basta già, perché adesso rimetto questo discorso a Stefano Vinti. Quanto ci restano? 7-8 giorni. 7-8 giorni. Però in realtà è questo. Adesso diamo la parola a noi, vi auguriamo una buona notte, vi diamo la parola ai nostri amici sponsor, gli amici di Sport e Incontri, e poi entra in scena Peppe Martini con l'1x2. I nostri amici insieme a Giuseppe Martini fanno i pronostici della domenica dilettantistica di calcio dell'Umbria. Buonanotte. Azienda Agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, il migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda Agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper-fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti.
Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Nello storico impianto della piscina universitaria di Perugia, l'Accademia del Nuoto organizza corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti. Inoltre, da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 21, nuoto libero. Per informazioni telefonare allo 075 33 326 oppure vieni a trovarci in via Bambagioni 2 a Perugia. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Amici di Sport Incontri, buonasera, benvenuti alla puntata del sabato, dove noi facciamo la schedina sui campionati di calcio di Serie D eccellenza e i due gironi di promozione, se ce la facciamo. Allora, partiamo dalla Serie D, no? Una giornata. Parto con te, Giancarlo, la prima Alba Longa San Giovannese, quindi due squadre di alta classifica, no? Alba Longa San Giovannese. Alba Longa, partita importante domenica scorsa, pareggiato col Monterosi, io do fiducia all'Alba Longa, 1. 1. E Moreno? È una partita di alta classifica tra due squadre, l'Alba Longa che al secondo posto e la San Giovannese che si trova al quinto, solamente 3 punti dividono queste formazioni, quindi è una partita aperta a qualsiasi risultato. L'Alba Longa in casa non ha mai perso, quindi sicuramente dimostra tutta la forza di questa squadra. Però anche la San Giovannese non è che insomma sta facendo molto bene in questo campionato, ma credo che alla fine il fattore campo potrà essere determinante. 1. 1. Massimo? 1. 1. Quindi uno. Io invece vado controcorrente e metto un X perché la San Giovannese mi ispira fiducia. Vediamo la seconda partita, Montevarchi-Aglianese. Derby toscano. Divide tra l'uno e l'altro un punto, Montevarchi, non lo so, Aglianese, X. X, per non sbagliare. Moreno. Sì, anche questa è una partita insomma tra due squadre che insomma stanno, l'Aglianese un po' meglio se state in classifica rispetto al Montevarchi, però credo che l'equilibrio la faccia un po' da padrone, X. X. Massimo. Moreno ha messo X. Oh, io invece no, qui sono proprio all'opposto, mi piace come gioca l'Aglianese, ecco. Mi piace il gioco, quindi metto 2. Metti 2. E io invece Montevarchi, Brilliperi, metto l'1, pensa un po', voglio rischiare. Giancarlo, Bastia-Monterosi. Qui parliamo Bastia, cavolo, giochiamo contro la prima. È vero che il Bastia viene da 2 partite, 4 punti, quindi io do piena fiducia al Bastia che può anche vincere.
Quindi può uno. Anche vincere perché c'è appunto i quattro punti hanno dato morale, andato in classifica, siamo messi lì e adesso certo. Sembra che diamo fiducia, i ragazzi stanno bene e quindi uno. Moreno. Dunque la classifica stavo guardando, cioè il Monterosi sulle partite perse fuori risulta zero. Quindi dimostra che insomma la squadra, poi anche il primo posto dimostra che campionato sta facendo la squadra laziale, che tra le quelle una delle accreditate alla vittoria finale. Però oltre a questo insomma i numeri parlano chiaro, squadra che ha maggior vittorie fuori casa, 3, quindi gol fatti, la seconda miglior attacco del campionato e dimostra tutta la forza di questa squadra. Però come il Bastia ultima, e lo ha dimostrato anche con l'Albalonga, che la squadra può giocarsi con qualsiasi avversario, quindi vedo una parte equilibrata, un X. Massimo. Beh, dicevamo che Monterosi non ha perso mai fuori casa. È ora che perde. E quindi uno. Io invece la vedo un po' come Moreno, penso che sia già un successo per il Bastia prendere un punto e quindi X metto. E andiamo avanti. Foligno Flaminia. Inizio io. Foligno bisogna che si riscatta dalla sconfitta di domenica scorsa. Quindi vedo il Foligno in questa partita che la può vincere. Uno. Uno. Moreno. Dunque, il Flaminia fuori casa non ha fino adesso raccolto punti, qui guardando la classifica, il Flaminia sì. Sì. Mentre il Foligno insomma in casa ultimamente ha dimostrato insomma che un buon rendimento, vedo la squadra di Armillei che possa alla fine spuntarla, uno. Quindi uno. Massimo. Sì, sono d'accordo, sono per l'uno anch'io. Sì, anch'io piena fiducia uno, al Foligno. Diamo fiducia al Foligno. Torna alla vittoria. Grosseto, Grassina. Grazie. Foligno Flaminia, Ponsacco Scandicci? Viene dopo. Ah no, io ho visto, scusa. Sì, sì. Grosseto Grassina. Grosseto Grassina. E qui il Grosseto deve cercare. Domenica ha vinto sonoramente, ecco. Bene. E penso che Grosseto, se vuole lottare col Monterosi deve vincere. E certo, le parole, non so se l'hai sentito domenica. Lamberto? Lamberto. Se sì, vuole vincere il campionato, poi sappiamo che deve recuperare quella partita col Gavorrano, che certo. Non sarà comunque una partita facile. No, assolutamente. È un derby, è derbissimo. Comunque da uno. Moreno. Grosseto, sì, la sonante vittoria di domenica dimostra della forza di quella squadra di Magrini che soprattutto ecco, in casa fa valere la propria forza. Il Grassina, cosa che invece fuori casa non ha un rendimento molto, molto costante, però è sempre una squadra da toscane. Vedo la squadra di Magrini favorita anche perché insomma ecco nella riapertura del mercato, come ha detto domenica Lamberto, la squadra punta decisamente a fare un bel campionato. Uno. Massimo? Uno anche sì, tu. Sì, anch'io sono anche per l'uno. Me, io uno. Mi associo, do fiducia a Lamberto, caro Lamberto, vedi di ripagare la fiducia che riponiamo in te. Allora, Ponsacco Scandicci. Ponsacco Scandicci, lo Scandicci è la vera rivelazione di questo campionato e sicuramente a Ponsacco vincerà lo Scandicci. Quindi due. Moreno. Il Ponsacco ha diversi problemi di natura economica. Sì. E quindi questi peseranno sicuramente nell'economia del campionato.
molti i giocatori, più uno di meglio sicuramente se ne andranno, non so questa squadra alla fine come riuscirà a venirne fuori da questa difficile situazione, però lo Scandicci sta dimostrando che veramente una delle sorprese di questo campionato, si trova lì al terzo posto e credo che può fare il colpo in casa del Ponzacco. Due, quindi due Moreno, Massimo, e due anche per me, due anche per te e due anche per me, e due anche per me. Quindi andiamo a San Donato Tavarnelle Pomezia. San Donato Tavarnelle Pomezia è una lotta tra le parti basse, sì. Quindi sto San Donato Tavarnelle, dopo la delusione che partiva, si diceva che partiva tra i favoriti, certo, tra le favorite di questo girone, lo vedo in difficoltà. Comunque il Pomezia, non lo so, può vincere il San Donato Tavarnelle. Uno. Moreno. Sì, come ha detto Giancarlo, il San Donato, ecco, deve ormai guardare la finestra di mercato per poter raddrizzare un po' questo campionato che è stato fino adesso deludente della squadra toscana, perché era accreditata come una tra le favorite. Però è uno scontro diretto che non può fallire, quindi secondo me riuscirà a spuntarla, anche perché il Pomezia fuori casa non mi sembra irresistibile. Sì, uno. Massimo. Sì, uno, anche se non sono proprio del tutto convinto, perché quando si tratta di acquisire punti in questa posizione, in queste posizioni di classifica, ci possono essere sempre sorprese. Certo. Però diamo fiducia al San Donato, quindi metto uno anche io. Ma do fiducia anch'io al San Donato, penso che non è che risorgerà, però quantomeno per far suo l'incontro. Trestina Gavorrano. Giancarlo. Trestina Gavorrano, certo, il Gavorrano ha fatto una bella vittoria domenica con il Ponzacco, sì. Quindi verrà, certo, il campo di Trestina non è facile per nessuno. Io penso che Trestina Gavorrano finisce in parità. Moreno. Sì, sono due squadre che vengono da due buoni risultati. Il Trestina sta attraversando un buon momento, però ha di fronte una squadra come il Gavorrano che insomma è sempre una squadra ostica. X anch'io, vedo. Anche X, tu X. Anche per Moreno. Io invece do fiducia al Trestina e faccio vincere il Trestina. Quindi metto uno. Anch'io lo faccio vincere, quindi do uno. Quindi abbiamo terminato per quanto riguarda la Serie D, scendiamo. No, tutto Cuoio Cannaro, è vero, scusatemi, ma io già l'avevo data per scontata che avremmo già. No, tutto Cuoio Cannaro, Giancarlo allora. Io mi auguro di cuore che vinca il Cannara, sicuramente. Tutto Cuoio adesso ultimo in classifica, sì. Però fuori casa. E comunque il Cannara ha le potenzialità per poter far sua partita. Esatto. Bene. Quindi do. Qui veramente c'è in palio punti pesantissimi, perché Cannara con la sconfitta di domenica è stato risucchiato nella zona dei play-out, il Tutto Cuoio è ultimo in classifica e certo una vittoria del Cannara non dico che affosserebbe le speranze del Tutto Cuoio, ma insomma gli darebbe, insomma, la lascerebbe all'ultimo posto e facendo sì che insomma il Cannara possa compiere un bel salto in avanti, certo. Però è una partita aperta a qualsiasi risultato tra due squadre, quindi vedo l'equilibrio X. Massimo. X per Moreno. Sì, è vero che Tutto Cuoio è ultimo in classifica, 8 punti e 5-6 punti distante dalla penultima e terzultima, ma è anche vero che siamo alla 13ª giornata, certo. Quindi ancora niente è perduto. Io penso che Tutto Cuoio ha una occasione per riabilitarsi e dimostrare se ha del valore. È anche vero che certo il Cannara va preoccupato, perché per ora sta in zona playoff in, certo, compagnia di altre squadre che hanno lo stesso punteggio. Sì. Io non la vedo una partita facile per nessuna delle due squadre. Sono 6 squadre con 14 punti che si giocano i play-out, alla fine due ne usciranno.
Sì, infatti, però metterei un punto per il Cannara, ci può stare, quindi un pareggio, sì. Io invece sono fiducioso e metto un 2 e scendiamo in promozione, in eccellenza. Eccellenza, la prima partita, Angelana Lama. Allora. Sì, ricominciamo da di qua. No, ecco. Ma ascolta Giancarlo, comincia te che io devo scrivere, dai. L'ordine chi? Perché comincia Giancarlo. Sto prendendo appunti, perché voglio vedere dopo chi ci ha azzeccato, chi meno. Sono due squadre che giocano molto bene a calcio. L'Angelana ha preso un meritato punto al 90esimo o addirittura sui supplementari, sì. Penso. Sì. Qui sui minuti supplementari. Quindi ha preso un buon punto, è caricato, sta giocando bene, sta facendo punti. Anche Lama è ritornato su dopo la prima parte un po' così in sordina, sta ritornando su, però io do molto fiducia all'Angelana. Quindi uno. Tu Moreno? È una partita tra squadre, insomma, ecco, si stanno lì a ridosso delle prime in classifica, diciamo così, una partita da play-off tra due squadre che insomma stanno attraversando un buon momento, però l'Angelana mi sembra che in casa è difficile che perde colpi, quindi uno. Uno. Sono d'accordo. 5 vittorie e un pareggio in casa. Sono d'accordo anch'io. 6 partite. Do un 1 di fiducia. Un 1. All'Angelana. Per l'Angelana. Do un 1 anch'io, insomma. Perché il fattore campo può essere importante e l'Angelana fino a questo momento l'ha saputo sfruttare. Assisi Subasio, Gualdo, Casa Castalda. Eccoci. Massimo, parto con te. Sì, partitaccia. Quando ci sono queste squadre di bassa classifica che hanno un bisogno di punti, in fondo 7 punti, 4 punti dalla terz'ultima per il Gualdo Casa Castalda, e non è di tanto distante. Certo. Insomma, la vittoria potrebbe riportarla su, ma come dicevamo e si commentava, questa Assisi Subasio che è crollata un po' così in maniera imprevista, certo, non mi convince tanto, per cui comunque io darei l'uno in questa partita. Moreno? La casella delle vittorie fuori per il Gualdo Casa Castalla dice 0, quindi sì. Anche se vabbè, certi dice non dice, perché prima o poi certi numeri vanno cancellati, però per l'Assisi Subasio l'occasione per poter un po' un momentino scrollarsi di dosso da questa posizione di classifica non molto tranquilla. Certo. E secondo me uno. Uno. Giancarlo? L'Assisi Subasio a domenica scorsa ha preso un bel punto a Narni. Certo. Che dà morale, certo. Sicuramente non è messa bene in classifica, però con il Gualdo dei giovani, perché è una squadra, certo, molto giovane, sicuramente farà bottino pieno. Uno. Guarda, anch'io la vedo un po' come te, nel senso che è vero che il Gualdo è cresciuto in queste ultime giornate, però non è riuscito mai a fare il risultato, quindi io credo che la Subasio faccia sulla partita, perché la reputo una delle squadre, come diceva Massimo, tra quelle più forti del campionato. E andiamo avanti con Castel del Piano, Ponte Valle Ceppi, il derby del Perugino. Giancarlo? Castel del Piano, Ponte Valle Ceppi, sì. E anche qui credo abbia un punto di differenza tra l'una e l'altra squadra. Sì. E il Ponte Valle Ceppi, diciamo, ultimamente non è che ha fatto dei grandi risultati. Il Castel del Piano sta lì, che te devo dire, io do fiducia al Castel del Piano. Castel del Piano. Moreno? È una partita tra squadre di centro classifica, quindi insomma che stanno facendo il loro onesto campionato che devono fare, quindi credo che alla fine il fattore campo possa premiare il Castel del Piano. Uno Moreno. Io invece stranamente le vedo come due squadre che segneranno poco o niente, cioè secondo me si giocheranno un po' con la paura, e quindi prevedo addirittura un risultato a reti bianche, 0-0, quindi un pareggio. Massimo, sai che la vedo un po' come te? E io metto un X. Elleran Arnese, testa coda.
L'Arnese sembrerebbe facilissimo perché abbiamo un'Ellera ultimissima con solo 3 punti. E però che ne sai, che te devo dire? Stellera si è già arresa dopo 12 giornate? Conoscendo Fraschetti, no. Non ci credo. Sai che c'è? Voglio andare contro ogni pronostico. Ecco. Uno. Moreno. Ma è chiaro che è un testa coda che... direbbe, insomma, i pronostici uno, ma... dico due, però l'Arnese non può, se dichiaratamente vuole puntare a non perdere la piazza d'onore, non può fallire questa partita. Ma l'Ellera non vuole retrocedere. L'Ellera non vuole retrocedere, però i cambi allenatore non mi sembra che fino a questo momento abbiano dato quei risultati che forse la società aspettavano, la grande sperava. Con una squadretta, io vedo due. Due. Ho capito, non Giancarlo. Nonostante giustamente diceva Moreno che ha cambiato l'allenatore, poi c'ha due giocatori che da Peronullo e Polidori, che sono due giocatori, però vedo l'Arnese che c'ha un collettivo molto forte. Ha pareggiato con l'Asso Basio in casa, però non credo, io penso che vinca Ellera, quindi due. Io penso che possano stare anche con orecchio a Città di Castello, c'è la partita che sarà l'ultima, no? Che vedremo. Io penso che potrebbe uscire anche un pareggio, perché Blellera prima o poi dovrà prendere un punto da qualche parte, non solo sconfitte. Quindi andiamo avanti. Giancarlo, Nestor San Sisto. Nestor San Sisto, qui il San Sisto si è rinfrancato dopo la vittoria con lo Spoleto di domenica scorsa, però a Masciano io do fiducia alla Nestor. Dai fiducia alla Nestor? Sì. Uno. Quindi uno per Giancarlo. Tu Moreno? Allora, qui sì, come diceva Giancarlo, il San Sisto si è sbloccato da questo impasse delle vittorie, con quella di domenica, va su un campo difficile come quello della Nestro. Nestro che tra l'altro, insomma, ricordiamo, ha acquistato Donati dalla Arnese perché Fastellini ha subito un brutto intervento. È vero. Ha perso quindi un giocatore importante, però ne ha acquistato un altro, insomma, dello stesso valore come Donati. In casa la Nestor ha fatto fino adesso abbastanza bene, però il San Sisto, la vittoria forse gli ha dato maggior morale. X per Moreno. Massimo. Sì, io siccome credo che il San Sisto è una squadra imprevedibile, c'è un gioco, inizio campionato l'ho vista con un gioco elementare, semplice, fatto da giovani, magari anche ordinato, però leggerino. Io ho ricordato, l'ho definita subito come squadra leggerina, infatti ha stentato a far risultato. Però proprio per questa sua gioventù che porta in campo, per questa sua spensieratezza, la vedo come una squadra che può andare a vincere a Marciano. Quindi gli metto un 2. Metti 2. Io vedo anch'io questo equilibrio e do un X perché la Nestor gioca in casa, quindi un pochino va a sfruttare il fattore campo. E andiamo avanti. Orvietana-Ducato. Orvietana-Ducato. Massimo, riparto da te. Ho capito, fate capare a me questo mandarino, eh? E noi è tosta. Però sì, Ducato ultimamente, devo dire, in grande spolvero, vabbè, ha vinto 3-1 con l'Ellera e d'accordo, ci poteva anche stare. È una squadra molto ostica la Ducato, l'ho vista giocare, è una squadra molto ostica. Però certo, Orvieto sta convincendo, si comporta bene, ha un bel gioco e credo che alla fine vinca l'Orvietana questa partita. Quindi metterei un 1. Moreno. Sì, anch'io sono lo stesso parere di Massimo. L'Orvietana in casa difficile che perde, pochi colpi ha perso, insomma, quindi la vedo favorita, quindi anch'io 1.
Giancarlo. L'Orvietana ha fatto un pareggio domenica scorsa scoppiettante, sì, perché alla fine ci sono stati addirittura quattro dei giocatori espulsi, sì, più il direttore, più, insomma, praticamente comunque ci ha creduto e ha fatto un bel pareggio. Io sicuramente Fiorucci domenica vince, quindi metti uno. Io Staducato è, tra l'altro, è imprevedibile, è un po' come ha detto Massimo prima del San Sisto. Che so, io metto un X. E passiamo a Spoleto Trasimeno. Giancarlo, partito un po'? Spoleto Trasimeno, un intoppo a San Sisto dello Spoleto, ma sicuramente è vero che Trasimeno è una bella squadra, però lo Spoleto a casa, in casa, in casa tra l'altro gioca Bevagna, penso ancora, quindi vedo lo Spoleto che vinca. Uno. Vince lo Spoleto. Sì. Moreno. Ma domenica la Trasimeno ancora sarà arrabbiata perché sono due settimane di fila che subisce torti, non c'è due senza tre, chissà se subirà torti anche con lo Spoleto. Sì, infatti la nota dolente di questa squadra è che non riesce a vincere questa Trasimeno. Domenica mi sembra di aver letto che dovrebbe tornare questa principessa, quindi lo Spoleto, la squadra cercherà in tutti i modi di regalargli la soddisfazione e la vittoria, e penso che potrebbe anche riuscirci. Uno. Massimo. Oh, senti, a me questa Spoleto mi ha sempre spiazzato. Sì. Così come mi ha spiazzato la Trasimeno, ecco, perché l'avevo annoverata. È vero, l'avevo annoverata tra le squadre. Do sempre la vittoria e poi, certo, non arriva più mai. Più in forma del campionato, invece ce la ritroviamo lì in sest'ultima posizione con 14 punti. Però che ti devo dire, sarà la giornata buona dello Spoleto? Perché a San Sisto le ha presi, adesso, certo, non ho visto la partita, però quando perdi vuol dire che, certo, qualcosa però non ha funzionato. Però mi dicono che ha giocato una buona partita, preso il gol nel finale di partita quando sembrava ormai terminata sul pareggio, e quindi ecco, però tutti parlano bene di questa squadra. Bene, bene, e certo, se è vero l'impresa che poi l'ha fatta il San Sisto domenica. L'impresa l'ha fatta il San Sisto. Bene, però è anche vero che se torna, vuoi dire, il principale, qui bisogna dimostrare qualcosa. Certo. E quindi facciamola vincere, anche se non sono del tutto convinto, però metto Massimo, io uno. Sono come te, non sono per niente convinto. Io ho sempre fiducia sulla Trasimeno. Però lo Spoleto, io non l'ho visto mai, ma mi dicono che è forte, e allora quindi gli do la vittoria. Se non approfitta del turno casalingo, insomma, anche perché c'è sempre sto Tiferno Sansepolcro, Massimo. Questa è tosta, questa, ragazzi, è determinante un po' per il campionato. Questa è da tripla, ma soprattutto, ragazzi, per le sorti certo, del Sansepolcro. Sì, ma è una partita stranissima. Qui può succedere di tutto. Certo, dipende da come si metteranno le cose in campo. È ovvio che sulla carta è tutto a vantaggio della Tiferno, no? Ma sto Sansepolcro io l'ho vista, come dire, giocare, una squadra, una buona squadra, insomma, giocatori che giocano bene, una scuola dietro altrettanto importante di giovani, cioè, e si ritrova lì, comunque ha sempre i suoi signori 18 punti, non è che sta, no, lontana un chilometro dalla vetta. Io metto un pareggio, guarda, un pareggio. Quindi Moreno. Questo, chiamiamolo derby, su dell'alta valle del Tevere, è interessante perché si trovano nel fronte due squadre che, insomma, gloriose per tradizione, per blasone. E quindi il Sansepolcro, certo, il pareggio di domenica ha un po' complicato le cose con questa per la squadra di Bonura. È chiaro che queste rincorse per poter agganciare la vetta della classifica, poi bisogna vedere se si pagano, perché è un dispendio notevole di energie, certo. Quindi la Nuova Tiferno invece sta onorando bene il campionato, credo che
alla fine, essendo un derby, quasi un mezzo derby, un pareggio, vedo. Un pareggio. Giancarlo. Eh sì, ha anche detto tu. Bene Moreno, Sansepolcro, gli è sfumata i tre punti domenica scorsa, ecco, con l'Angelana, quindi si è visto. Chiaramente, chiaramente, sicuramente per rientrare, diciamo, o quantomeno per raggiungere, no, per rientrare sull'annovero delle possibili vincitrici del campionato, deve solo che vincere. Però non credo che la Tiferno ha un'altra forza, anche l'ha dimostrato in più di un'occasione, e poi gioca in casa, il fattore campo dirà, col pubblico tutto, quindi sicuramente uno per la Tiferno, cioè uno per la vittoria della Tiferno. Tu pensi che vinca la Tiferno? Io penso che una partita così importante alla fine esca il risultato più scontato, che è quello del pareggio, e quindi io mi associo a Moreno e a Massimo e metto un X. E con questo abbiamo terminato. Avremmo voluto fare anche i due gironi di promozione, ma ci siamo dilungati, c'erano partite veramente importanti, quindi concludiamo qui la nostra puntata dedicata ai risultati dei campionati dilettantistici. Diamo appuntamento a sabato della prossima settimana.